Sono arrivata oggi dall'Ucraina, sono andata con i bambini, ho lasciato marito che è in guerra. Marito è mobilizzato, io sono arrivata oggi con i due bambini, con mia mamma e suo marito italiano che è malato. Siamo rimasti qui senza casa, senza niente. Con i bambini a mano, che la guerra, mio marito è da solo, lì in guerra, che fa la guerra per noi, per i nostri ucraini. Speriamo che questo Putin, io non so neanche cosa dire perché non ho parole, però la gente scappa perché non sanno cosa fare. Aiutateci con le case almeno per i nostri bambini che sono piccoli e vogliono vivere. L'unica cosa è vivere, perché quei bambini, questi piccoli, dobbiamo farci tutto per loro, per questo scappiamo tutti. Aiutateci, vi prego, per le case almeno. Grazie. Ovviamente penso che questo intervento abbia commosso tutti, questa esperienza. Ora do la parola a Santino Marchese. Mario Aldrigoni. Fabio Aldrigoni dell'Ampi Provinciale. C'è un microfono, ragazzi, non c'è niente. C'è un microfono. Si può parlare? Voglio parlare. No. Gli interventi sono organizzati. Ci dice chi è e. Come chi è? Lo mettiamo in scaletta l'intervento. Ah, io me ne devo scappare. Mi dispiace. Ma non mi fate dire due cose rapide, ragazzi. Chi rappresenta? Me stesso. Ok, allora no, guarda, intervengono solo le associazioni, gli interventi singoli non riusciamo. Ma cosa state dicendo? In questi? Chi rappresenta? Ma cosa state dicendo? In una sezione del genere bisogna essere rappresentativi del partito. Prego, cosa dicendo qua? In questi ultimi giorni, con il costante aggravarsi della situazione in Ucraina, la Segreteria Nazionale Ampi ha espresso in primo luogo una condanna ferma e senza appello dell'invasione russa, un atto di guerra che nega il principio dell'autodeterminazione dei popoli, fa precipitare l'Europa sull'orlo di un conflitto globale, impone una logica imperiale che contrasta con l'idea di un mondo multipolare e porta lutti e devastazioni soprattutto tra la popolazione civile che subisce le nefaste conseguenze della guerra. Ogni guerra ha una costante. Il 90% delle vittime sono civili, persone che non hanno mai imbracciato il fucile. Sono parole di Gino Strada, strenuo oppositore della guerra, che qui vogliamo ricordare con grandissimo affetto. Riguardo poi alla modalità di contrastare la situazione di guerra in corso, Ampi chiede che non si avvii una ulteriore escalation militare come reazione all'invasione, ma che si lavori per l'immediato cessate il fuoco e si riapra un canale diplomatico. Ampi chiede che l'Italia sia fedele all'articolo 11 della Costituzione e rimanga fuori da ogni operazione bellica. Ampi chiede che l'Unione Europea, la Russia, gli Stati Uniti ripensino criticamente al loro agire politico, troppo condizionato in questi anni dai nazionalismi e dai populismi risorgenti e da un militarismo funzionale agli interessi economici esclusivi dell'industria bellica. Ampi chiede inoltre che sia profondamente ripensato e ridiscusso il ruolo della NATO, che non può essere al servizio di una politica di potenza. Non cesseremo mai di dire che la guerra è una tragedia, è un crimine,
La guerra, dicevo, è una tragedia e un crimine. E dunque facciamo nostro lo slogan coniato da una grande donna, Lidia Menapace, partigiana e pacifista convinta, fuori la guerra dalla storia.